Ciao pisettine e vaginelle, questa settimana di nuovo un video tag, ovvero uno di quei video in cui vieni taggato, devi rispondere a delle domande e io rispondo sempre un po' così, alla come viene viene. Sono stato taggato da Alain Neroni, che io saluto tanto 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 tanto, e comunque stavi bene con la treccina sulla barba. E questo video si chiama Zombie Apocalypse. Si tratta di rispondere a 11 domande su che cosa fareste voi in caso di un'apocalisse di zombie. Perché chi è che non si pone questa domanda una volta nella vita, giusto? Ma iniziamo subito! Sicuramente mi porterei Steve Panda e la Contessa, che sono due, come ha detto Natella, sull'Isola dei Famosi, ma valgono come uno. Perché la Contessa, con tutta la bile che ha in corpo, lei con uno sguardo ti stermina tutto un quartiere in 3 secondi netti. E il Panda fa comodo per mantenere la calma. Al massimo, se è troppo caldo, mi snerva, glielo lanciamo come aperitivo e ciccia il culo. Poi mi porterei Michael Grassi, che lui sa truccare tutte e tutti, così almeno ci traveste da zombie e noi ce ne andremo in giro per la città indisturbati e nessuno ci rompe le balle. E infine Violetta Ross, perché è polifunzionale come un robot da cucina, anche se in cucina è meglio che non ci entri perché fai solo danni. Ti fa scassare dalle risate la sera davanti ai bidoni incendiati come i barboni, e in mancanza della TV o di Twitter è perfetta per l'intrattenimento domestico. Poi lei odia tutto e con la sua ira funesta insieme a quella della Contessa, cioè, ma chi si avvicina a noi? O Priscilla o le orecchie. Se fosse un'apocalisse tipo piante contro zombie, ovviamente sceglierei Priscilla. Così la metto davanti alla porta, loro si pungono con gli aghetti precedentemente avvelenati con cura e poi muoiono di nuovo. Ma in un contesto reale prenderei sicuramente le orecchie. Cioè, pensateci, tu sei lì nella merda, circondato da zombie con una fame che non ti viene manco dopo 3 ore di palestra, e tu che fai? Gli lanci l'orecchio. Cioè, non è che gridano proprio di intelligenza sti zombetti. Tu fai finta di disperarti, stai per fare la fine del tacchino Natale e gli lanci l'orecchio. Loro si confondono e cominciano a masticarlo come un Big Bubble. E tu scappi saltellando verso la salvezza. E io sono salvo, e io sono salvo, e io sono salvo. Invece muori. Le chiappe, perché così sarebbe più facile imbrogliarvi tutti. Io, piccolo zombie molto furbo e molto affamato, mi piego e faccio finta di star male. Voi che siete lì e mi vedete preoccupati, vi avvicinate con fare sospetto per capire se sto bene. E io, dalla mia posa attentamente studiata, vi do un mozzico sulla chiappa e vi contagio. O vi mangio direttamente, che tanto le chiappe in genere sono sempre belle succhiose. Mi barrico in un centro commerciale, di quelli grandi, con le palestre, l'ipermercato, il cinema, i negozietti di vestiti, eccetera. Così non mi devo preoccupare di procacciare il cibo, di rimanere in forma. E poi nelle palestre ci sono anche le docce, quindi non puzzo. E nel parcheggio ci sono tutte le macchine abbandonate, così in caso di bisogno ne prendo una e scappo verso un altro centro commerciale. No, prima di tutto perché ne sono sicuro che verrei sbranato per primo. Di certo non si mangerebbero il cervello perché il mio è ammuffito, però immagino che mi staccherebbero i pezzi e se li farebbero alla griglia, che qui da mangiare ce n'è per tutti. La zombie sagra della porchetta. In ogni caso, se dovesse esserci per forza, almeno dopo che ho raggiunto i 50.000 iscritti. Cioè, io voglio provare questa emozione. Poi posso anche schiattare, però prima voglio provare questa emozione. Io per fortuna non ho un animale domestico, però Super Saiyan anche per me è come un animaletto da compagnia. E se mi diventa zombie? Vergine, voglio succhiarti il cervello. Sì, lasciami in pace! Dai, avvicinami all'orecchio, c'è una chiamata in arrivo. Gnam 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 gnam. Devo mordere qualcuno, vuol dire che io sono uno zombie e la mia giovine vita è giunta al termine. Oh me misero, oh me tappino. Perciò darei un bel morso a Issima91, così siamo gli zombie più fighi dell'universo e partecipiamo a Miss Morto Vivente e vinciamo a mani basse. Poi, ok, non è uno youtuber, ma anche chi se ne, darei un mozzico forte a Nick Bateman. No! Me lo sgranocchierei volentieri come un
corrente. Tanto la scusa che sono zombie, Mi assicuro che si sia iscritto al canale prima della trasformazione completa. Poi faccio un vlog con lui e metto sul canale un tutorial tipo 5 modi creativi per far fuori il tuo amico diventato zombie o una cosa simile. Oppure avrebbe più semplicemente una roba del genere. Cervello! No, guarda, stasera pollo e spinaci, che poi il personal trainer si incazza, lo sai. Io zombie! E chi se ne frega, piuttosto devi darmi 23 euro della bolletta, sennò qua ci staccano il gas, Morte! Ma mortacci tua, ricordati pure di darmi i soldi dell'affitto che costa apocalisse. Guarda che faccio una fatica tremenda di affittare la stanza, Casal Busterlengo. Ho un qualunque paesino con pochi abitanti ma con un centro commerciale ben fornito. Così almeno ci sono poche persone e non devo andare in giro ad ammazzare la qualunque che non c'ho voglia. Cioè già c'è l'apocalisse, poi devo anche andare in giro ad ammazzare tutti? No Maria, questo non l'accetto. Un bel coltellone, magari in ceramica, che quelli tagliano qualunque cosa, così posso affettare gli zombie e magari farli anche da Giulietta se necessario. Un matterello, perché così poi posso farmi imboscate silenziose dei zombie e li picchio. E poi non si sa mai che un giorno mi venga voglia di stendere la pasta per fare i ravioli. Bracciole, cioè gli zombie hanno un chiodo fisso. Mangiare, in genere dei che sei ancora vivo. E tu sei lì da solo che non sai cosa fare, con questi che ti guardano con la pava alla bocca come fossi un vasetto di Nutella dopo 3 mesi di dieta. Come fai a sopravvivere? Gli lanci la bracciola e loro ci si fiondano sopra per sbranarla e tu scappi e ti salvi. Per la nuova collezione Zombie Apocalypse vi proponiamo questo outfit urban chic, composto da comodi pantaloni attillati adatti ad ogni fuga rapida, dei robusti stivaletti in pelle di armadillo ideali per quasi tutti i climi e terreni, una t-shirt comoda e simpatica con una felpa multifunzionale con tasche e cappuccio. Questo outfit si completa di una pratica tracolla con tasche e cerniera per il trasporto di armi e accessori vari ed eventuali. Un look sportivo e sofisticato che vi renderà il superstite più figo di sempre. Benissimo, siamo sopravvissuti all'apocalisse degli zombie. A mia volta io taggo chi ho nominato nel video: Steve Panda e la Contessa, Michael Grassi, sperando che mi caghi, Violetta Ross. Ma se anche voi altri volete farlo, poi fatemi sapere le vostre risposte con un commentino qui sotto. Nella descrizione del video trovate tutti i link ai miei social, così potete followarmi, stellinarmi, mi piacizzarmi, stalkerarmi. Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettetevi i pollicini in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!